Allora, la reliquia è una clavicola Non c'è piccolo. appunto del beato, che già penso per la ricognizione, prima che partisse per Alba, è stata prelevata appunto per fare questo reliquiario. E questo reliquiario è stato fatto perché appunto allora Don Silvio Sassi, quando Timoteo è passato nella zona prima di essere poi portato a Alba, al tempio di Alba, rimane dove attualmente, aveva promesso al parroco questo dono, questa reliquia. E poi, vabbè, nel tempo abbiamo concretizzato questo dono, questa promessa di Don Silvio. E quindi abbiamo coinvolto le più discepole, in particolare Michelangelo, e nel pensare appunto il reliquiario. Ha fatto un progetto, poi abbiamo preso un altro, questo secondo. E poi in un gruppetto, in 3-4, insomma, ci siamo messi per capire anche che cosa vogliamo comunicare, insomma, cioè pensando soprattutto alla parrocchia, alla gente, ai nazionesi. E allora, sì, le prime due colonne sono di Timoteo, la parola e l'Eucaristia, chiaramente. E la parola accolta, la parola annunciata, ma la parola anche vissuta. Ecco perché, se vi avvicinate dopo, c'è scritto il versetto che poi si trova anche nel Vangelo della liturgia, della memoria. Non c'è amore più grande di chi dona la vita per gli amici. In effetti lui ha donato la vita per la famiglia Paolina, poi in particolare per i più discepoli, anche per l'approbazione, no? Però nell'animazione spirituale, nel suo modo di essere, insomma, è stato uno che ha dato proprio la vita, no? Chiaramente l'ha data anche l'ideale paolino, cioè nella sequela un po' del fondatore. Chiaramente poi l'Eucaristia, lui amava l'Eucaristia, viveva consapevolezza anche il suo sacerdozio, l'ordine, insomma. E allora l'Eucaristia, adorata, celebrata e adorata, è dove al centro non c'è che io sono la via, la verità e la vita. Quindi l'ideale è un po' paolino, centro della spiritualità nostra, no? E dall'altra parte, se questo è il cuore della sua vita, del suo ministero, del suo sacerdozio, in Cristo e nella Chiesa. E quindi l'amore a Cristo, eucaristico, ma l'amore anche al corpo di Cristo, cioè alla Chiesa, al popolo di Dio nella Chiesa, e quindi anche il suo amore per il Papa. Aveva una venerazione appunto per il Papa. Poi è stato qui a Roma. Di anni, una decina d'anni, insomma, è stato per lui proprio così un vivere di cui si era già appassionato. Ma l'Eucaristia è anche il mondo, infatti è il mappamondo, diciamo così, ma un mappamondo digitale, con le reti digitali. Vedete, non so, questi. Vedete anche in qualche post, in qualche immagine, vedete alle volte che la rete o il mondo è disegnato da questi fili che interconnettono, no? Non so se rende l'idea. La rete digitale, no? Quindi il mondo, ma anche la rete digitale, perché chiaramente è l'apostolato, appunto, la comunicazione oggi. E ieri la penna è il suo modo di comunicare, lui, per cui scriveva per gazzetta, scriveva libri, omelie, cioè il suo essere apostolo della buona stampa. È lo scrittore, sì, perché lui ha scritto, insomma, no? Anche il suo diario dice, quando ha fatto la scelta di essere discepolo di Alberione, insomma, essere un paolino, si consacrava alla buona stampa, e allora la buona stampa era. Cosa, non è che... Ecco, allora questi elementi, per
per sottolineare anche appunto tutta la sua dimensione apostolica e chiaramente anche nella vita paolina, insomma. E chiaramente d'oro, beh, qui l'oro non manca, perché la vita di Dio, no? La vita in Dio, la vita di Dio, e quindi tutto ciò che Dio compie quando abita una persona, no? In questo senso anche la cristificazione, cioè la santità è la manifestazione del Cristo vivo in noi. Ecco così, molto, molto semplice, poi prepareremo una scheda anche alla gente perché possa portare a casa. Molto bene. Significativa, proprio il significato Sì, volendo un po' esprimere lui in poche parole o in qualche segno, questa è stata un po' la scelta. Grazie. Bene, sono qui. Grazie.